È partito da Arezzo l'Autogiro d'Italia 2024. Nella prima tappa ha infatti sostato a Castiglionfibocchi, dove gli equipaggi sono stati accolti dalle maschere del Carnevale dei Figli di Bocco, per poi dirigersi verso Montevarchi. La carovana, composta da 50 auto d'epoca scortata dai carabinieri in moto e da una macchina storica dell'arma, è infatti arrivata in Piazza Varchi. Ogni anno i partecipanti percorrono 1600 km nel paese al fine di conoscere le bellezze e le eccellenze enogastronomiche dei territori. Le soste sono qui a Castiglionfibocchi, ci sarà poi una sosta a Montevarchi, a Castellini in Chianti, Volterra, Terricciola, prima di arrivare a Livorno. E in tutte ci sarà un assaggio in tutti i sensi del territorio, e questo è quello che vogliamo offrire. Abbiamo partecipanti che vengono dagli Stati Uniti, che vengono da quasi tutta l'Europa, da Scozia, Inghilterra, Olanda, diciamo che è molto variegato il parterre dei partecipanti, oltre a molti italiani, e cercare di fargli vedere un'Italia non dell'autostrada è il nostro compito. L'edizione 2024, dopo questa prima tappa Arezzo-Livorno, domani farà Livorno, passando da Firenze, Piazzale Michelangelo, La Futa, arriveremo al Museo Ferrari a Maranello, visiteremo l'Accademia Militare la mattina dopo a Modena, da dove partiremo, per arrivare attraverso il Delta del Po a Ravenna, dove visiteremo i mosaici, scenderemo attraverso l'Appennino Emiliano-Romagnolo fino a Pesaro, passando Pesaro, capitale della cultura 2024, la quinta tappa da Pesaro che ci porterà a Senigallia, in realtà è lunghissima, passerà al centro di tutte le Marche, faremo sosta ad Osimo, dove c'è la Lega del Filo d'Oro, che è il charity partner dell'Autogiro d'Italia, una serata di ogni autogiro è destinata alla raccolta fondi per la Lega del Filo d'Oro. Torneremo attraverso Ancona a Senigallia e l'ultima tappa sarà a Senigallia attraverso le grotte di Frassassi per poi tornare ad Arezzo. E noi che siamo appassionati del motore, chiaramente non potevamo mancare questo appuntamento di collaborazione con chi organizza questa bella manifestazione. CAMAE significa Club Amatori Macchine Agricole d'Epoca. E siccome il motore è nato in Toscana, Barzante e Matteucci nel 1853 portarono la loro invenzione all'Accademia dei Giurgofili, di cui noi siamo collaboratori, e loro nel plico scrivono che il motore, quel motore a combustione interna, doveva servire ad alleviare la fatica dell'uomo. Dopo è venuta anche la mobilità, ma inizialmente era per alleviare la fatica dell'uomo, per rendere l'uomo meno simile alla bestia, perché lo libera dalla fatica più bestiale, che è quella dei campi.